Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Planet News. Planet News, come al solito, il solito prospetto delle news. Partiamo subito. Pete Hines di Bethesda ha dichiarato di voler rendere Skyrim Special Edition il più next gen possibile per far sì che la nuova generazione di console veda questo capolavoro ritornare ai fasti di un tempo. Eccezionale, lo prenderò sicuramente. E quindi ci saranno le texture, gli effetti luce, la saturazione dei colori, appunto, dei paesaggi sarà fatta in maniera migliore. Ha ricevuto anche delle critiche perché secondo alcuni utenti il remastered verrebbe venduto ad un prezzo troppo eccessivo, ovvero prezzo pieno 69,90 euro. Infatti a un utente che gli ha detto: ma come mai lo vendete a prezzo pieno, diciamo, lui ha risposto: i soldi sono tuoi, se lo vuoi comprare lo compri, se no niente. È stato un po' scontroso, diciamo, su questa cosa, quindi se la poteva evitare. A livello di contenutistica, secondo me il prezzo ci sta tutto. È un gioco che vi offre 500 ore di gameplay e per 70 euro non c'è altro gioco che vi offre così tanto. Quindi Skyrim più Next Gen. È stata annunciata la data d'uscita del film di Minecraft che vedrà luce nel 2019, quindi il film dei mattoncini, delle costruzioni più famose della Terra, il gioco che delle costruzioni più famose della Terra avrà un film dedicato. Un gioco famosissimo che tutti conosceranno, Minecraft, io l'ho giocato, sono uscito pazzo. Apparentemente sembra un gioco scemo, ma invece è molto 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 bello. Quindi film di Minecraft nel 2019. Poi Resident Evil 7. Capcom ha annunciato che in Resident Evil 7 non giocheremo col solito eroe, quindi Leon Kennedy eccetera eccetera, ma giocheremo con persone reali, con gente come noi, diciamo. Quindi viene snaturato, diciamo, la natura, appunto, del titolo in sé, che noi dobbiamo salvare sempre la donzella in pericolo eccetera eccetera, dobbiamo salvare chiunque, a favore di una storia più normale, una storia più vera. Hanno dichiarato anche di essere a conoscenza che Resident Evil 7 potrebbe essere un'esperienza troppo spaventosa per VR, PlayStation VR. Infatti hanno detto che vi assumerete tutte le responsabilità del caso qualora decidiate, appunto, di giocare col PlayStation VR. Il DLC di Fallout 4 Nuka World potrebbe non essere l'ultimo DLC. Infatti, secondo alcuni rumors, potrebbero arrivare DLC in futuro per quanto riguarda il publisher Bethesda, perché, appunto, secondo alcuni non sta lavorando, anche secondo le dichiarazioni ufficiali, non sta lavorando a un The Elder Scrolls, quindi per questo diciamo si sta ancora applicando al titolo Fallout 4. Un'altra news, questa qua è un po' triste, diciamo triste. Un utente PlayStation è stato bannato per aver utilizzato il suo nome. Scusate, guardo. Aver utilizzato il suo nome, infatti si chiamava Al Jihad, e la Sony lo ha bannato appunto perché era il suo nome PSN, tra l'altro dall'epoca della PS3. Lo ha bannato, gli ha inviato una email dove spiegava il perché lo bannava, perché utilizzava un nome che faceva riferimento ai terroristi eccetera eccetera. L'utente ha chiesto spiegazioni, ma in quel momento Sony l'ha bannato anche dal servizio clienti, diciamo. Quindi Sony, che cacchio fai? Ma Gravity Rush sarà tre volte più grande, Gravity Rush 2 sarà tre volte più grande di Gravity Rush 1. Infatti vedremo la nostra eroina Kat girovagare in questa enorme città, fare acrobazie di qua e di là per molto molto tempo. Infatti la città, appunto, come già detto, sarà tre volte più grande. Ovviamente la struttura hardware di PS Vita è inferiore all'hardware di PS4, quindi era facile aspettarsi uno sviluppo così in grande da parte di Gravity Rush 2, che sicuramente proverò perché è un titolo che merita, secondo me. Un'altra news, secondo fondi interni di Naughty Dog, dovremmo aspettare molto molto tempo per vedere la luce del DLC single player di Uncharted 4. Infatti Neil Druckmann ha detto che non si sono dedicati al DLC single player fino a quando Uncharted 4 è stato finito. È stato finito intorno agli inizi di maggio, quindi se facciamo due conti dovrebbe uscire settembre-ottobre, se ci va bene, perché più o meno il tempo di
sviluppo di un DLC single player è di 4-5 mesi, quindi più o meno dovrebbe essere quella la data d'uscita. Peccato perché non c'è un piffero da giocare in questo periodo, quindi un DLC single player di Uncharted 4 sarebbe stato molto gradito. Penultima console, penultima console, questa è epic fail proprio. Penultima news, console ogni 2 anni? Come il mercato smartphone, secondo i dirigenti di Sony e Microsoft, questa possibilità non è da considerare. Infatti, secondo alcuni, secondo loro, questo è stato più un caso, l'uscita di PlayStation Scorpio e PlayStation 4 Neo, piuttosto che un trend che andrà a regolare nei prossimi anni. Infatti, le due console andranno a aggiornare PS4 e Xbox One solo per questa generazione. Il mio parere è che, come già detto in passato, PS4 e soprattutto Xbox One sono state lanciate nel mercato non obsolete, troppo scarse dal punto di vista hardware. Infatti era impensabile arrivare a fine generazione con l'hardware di queste attuali console. Fortunatamente l'upgrade sembra essere dedicato solo a chi voglia sfruttare il 4K, quindi risoluzione maggiore, un frame rate migliore e non altro. Speriamo che i giochi vengano ottimizzati decentemente per PS4, ma lo devono fare. Quindi secondo loro PS5 non sarà così, PlayStation 5, Xbox come cacchio si chiamerà, Xbox 2, Xbox One 2 potrebbe essere chiamata, o Project Elephant, che cacchio ne so, saranno le console al day one e dureranno per tutta la generazione. Secondo alcuni invece questo lancio di PS4 Neo e soprattutto il PlayStation VR potrebbero aumentare il ciclo vitale di queste console, quindi invece di arrivare a 2019-2020 si potrà protrarre anche fino al 2022. Staremo a vedere, per me sarebbe una cosa fantastica. Poi bisogna vedere. Ultima notizia, la notizia fresca di questi giorni, l'altro ieri mi sembra, è ufficiale BioShock Collection. Infatti prima, per sbaglio, il sito della 2K ha leakato un'immagine riferita alla Collection, che appunto comprende BioShock 1, BioShock 2 e BioShock Infinite, e poi successivamente si è trovata obbligata ad annunciare questa Collection. Questa Collection sarà gratuita per gli utenti PC, soprattutto l'1 e il 2, diciamo l'upgrade, come è già capitato con Skyrim. Se avevate già acquistato BioShock 1 e BioShock 2 avrete l'upgrade gratuito, mentre al solito noi consolari la prendiamo nel bipede. Ragazzi, questa news, questa puntata di Planet News finisce qui, un pochettino ridotta diciamo per quanto riguarda le news. Ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando lasciate un mi piace, commentate e condividete. Al prossimo venerdì, ci vediamo anche con altri video durante la settimana. Ciao a tutti!